Ciao, io mi chiamo Emanuele. Oggi parliamo di 10.000 eSport. Sono un ragazzo diabetico da più di 15 anni che ha fatto il professionista per il Team Novo Nordisk, una squadra di professionisti che fanno ciclismo, running e triathlon esclusivamente diabetici. Sicuro di sapere tutto? Cioè, sai tutto se hai già visto gli altri video, ma se non li hai visti, rimani qua a guardare. Questo video sarà una summa di quelli che sono stati gli altri due video, ma prima di cominciare ti Lascia qua ricordo. sotto un bel mi piace, un commento, iscriviti, bravo, eh? Un bel gesto per un malato cronico, poverino, che sta male, soffre, e andiamo avanti. Innanzitutto dobbiamo dire che con lo sport la glicemia si può sia alzare che abbassare. Partiamo da quest'ultima. Quando è che si abbassa la glicemia? La glicemia si abbassa quando tu sei in una situazione chiamata di sport di resistenza, sport aerobici quindi. A riprova di questo trovate il video di qualche sconsiderato che dimostra come dalla glicemia alta si possa far scendere senza usare l'insulina, ma solo con lo sport. Tra parentesi, lo sconsiderato sono io. Chiusa parentesi. Ho parlato di soglia aerobica. Che cos'è la soglia aerobica? Quali sono gli sport aerobici? Di che situazioni stiamo parlando? Parliamo di quelle situazioni in cui il corpo utilizza ossigeno per produrre movimento. Sì, perché l'ossigeno che noi introduciamo con la respirazione è fondamentale alle nostre cellule per potergli permettere di ottenere energia, per poter quindi sostenere tutte le varie attività che devono compiere, specie quelle motorie, che sono quelle che richiedono la maggior quantità di energia. Ti lascio qua sotto in descrizione un link di un articolo che spiega bene come avviene questo processo e in che di cosa stiamo parlando. Comunque ti basti sapere che quando tu non hai, tra virgolette, il fiatone, ok, la glicemia sta scendendo e di molto. Ti faccio un esempio semplice. Quando tu sei in bicicletta, fai running, nuoto, intendo non ovviamente agonistico e quindi non diciamo le due vasche da 50 a 100 metri, oppure anche la camminata in montagna, ok, tutte queste situazioni che non comportano quindi che l'organismo entra in quella che noi chiamiamo soglia anaerobica, che per comodità, se non sai cos'è, spiegheremo come ti viene il fiatone. Tutte queste situazioni sono volte al far scendere la glicemia, in quanto l'organismo utilizza ossigeno per produrre energia, che è un processo più macchinoso e più lungo rispetto a quello anaerobico, ma che può Può essere essere protratto protratto a lungo termine. Facciamo un esempio pratico. Io, Emanuele, trovi il video di quando la glicemia mi scese da 400 a 92 nelle schede che non so se siano mai di qua o di qua. Comunque, ti faccio un altro esempio. Quello è il video in cui tu puoi vedere passo passo anche la glicemia come si comporta. E ti dico anche cosa mangio durante l'allenamento. Comunque, ti basti pensare che io, Emanuele, quando facevo allenamento, mi capitava di fare i lunghi, quindi 4 ore, 5 ore, le glicemie andavano sempre basse. Perché? Perché non andavo mai a intensità troppo elevate. Questo mi permetteva di quindi continuare a bruciare energia in modo continuato, fino ad arrivare quindi a una situazione che sarebbe stata di ipoglicemia se non avessi intervenuto mangiando, che poteva essere mangiare una barretta energetica, frutta, un po' di pane col miele, oppure prendere le maltodestrine direttamente alla borraccia. Per quanto riguarda invece situazioni di glicemia alta, bisogna ricordarsi un piccolo particolare, che la glicemia normalmente per lo sport tende a scendere, ma può salire in determinate condizioni. Io non ho mai terminato una gara con la glicemia che fosse giusta o che fosse sotto il 200, mai, nessuna. Questo perché in tutte le gare ovviamente andavo incontro a quelle che erano situazioni di sforzo anaerobico, quindi ovviamente erano situazioni in cui io avevo il fiatone. Questo spinge il fegato a rilasciare energia, a emettere glicogeno, quindi il glicogeno che è contenuto nel fegato e nei muscoli viene utilizzato per fornire energia più rapidamente. La via che utilizza l'ossigeno è impegnata, essendo anaerobico lo sforzo in quel momento, non entra l'ossigeno, l'ossigeno che entra è utilizzato per le, chiamiamole, funzioni fondamentali. Quindi sì, tu termini in realtà che hai il fiatone, ma di tutto quell'aria che immetti e che fai fuoriuscire, viene utilizzato esattamente zero per quelle che sono le attività motorie. Quindi tu puoi permetterti di svolgere queste attività per un tempo determinato, che è molto breve, cioè dai 2 ai 3 minuti. Anche perché questo determina un accumulo di acido lattico. L'acido lattico, anche questo a sua volta, poi verrà riconvertito in un intermedio che potrà essere utilizzato a fornire energia. Facciamo alcuni esempi di quelli che possono essere gli sport anaerobici. Gli sport anaerobici possono, ad esempio, il pugilato, box, i 100 metri, nuoto, le piccole vasche, quindi tutti quegli sport dove è richiesta un'elevata quantità di energia, ad esempio il powerlifting, tutte quelle categorie di sport in cui è richiesta, o tutte quelle attività fisiche in cui è richiesta una notevole quantità di energia in tempi molto brevi e che quindi il corpo non ha fisicamente il tempo per utilizzare la via dell'ossigeno e quindi deve cercare di ottenere energia in modi molto più rapidi.
La glicemia può scendere o aumentare in base al tipo di sport che tu stai facendo in quel momento. Quindi sappiamo che se faremo sport come pugilato, box, powerlifting, andrà su la glicemia, mentre se faremo sport aerobici di resistenza di lunga durata che si protrae per tempo, quelli saranno sport invece volti a diminuire la glicemia. Spero che questo contenuto ti sia stato d'aiuto, se è così lascia un mi piace, commenta, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.